Nei pressi dell'abbazia cistercense di Val di Sciolo ha inizio il nostro sentiero. Oltrepassando un vecchio cancello in un grande uliveto, si percorre una strada mulattiera che abbraccia le vigne fino a condurci alle pendici del Monte Carbolino, dove una bella veduta d'insieme panoramica ci permette di godere delle bellezze della regione marittima. Il noce. Si racconta fin da sempre che riposare alla sua ombra porti male, anche perché fin dall'antichità questo albero era dedicato alle divinità infernali. E nel Medioevo sotto i noci si radunavano le streghe. Ma Mario Rigonisterne, nel suo Arboreto selvatico, ci ricorda che gli innamorati andavano sotto il noce per buon auspicio e durante le nozze, un tempo, venivano lanciate noci, come oggi si fa con il riso. Il percorso lambisce il bosco di Selva Scura, un luogo di profonda spiritualità, vicino al quale nacque durante il basso Medioevo l'eremo di Selva Scura. In una società che trascorre la quasi totalità del tempo in auto o in ufficio, camminare sta diventando una forma nobile di resistenza, un grido di libertà. Da Ville Breton, Il mondo a piedi. Avevo sempre creduto che solo in Germania e nel nord si trovassero le vere, fitte foreste. Com'è incantevole questa foresta di Volsci. Non vidi mai, prima di allora, una solitudine così poetica. Sembra davvero la dimora delle silfidi e degli elfi. Stupendi faggi, olmi, querce. E il pino suona come un'arpa se il vento gioca con i suoi rami. Ferdinand Gregorovius, Passeggiate laziali. Durante il cammino lambiamo dei terrazzamenti in opera poligonale, datati tra l'VIII e il VI secolo a.C., cosa che li rende tra i più antichi di tutto il Lazio. Questa fortificazione era probabilmente una connessione tra l'antica città di Caracupa, grande necropoli rinvenuta all'inizio Novecento, e l'antico insediamento di Sulmo o Sulmone, ossia la vecchia Sermoneta. Da questo punto panoramico, detto il crocifisso, possiamo osservare la valle dell'Usignolo, passando per la cava, fino alla città, con il castello ed i bastioni. Longo è lo cammino, ma grande è la meta. E la fine del nostro percorso si ricongiunge all'ippovia del Monte Carbolino, che ci lascia una duplice possibilità. In questa direzione possiamo raggiungere l'eremo di Selva Scura, o Santuario del Crocifisso, dove è conservata una bellissima opera lignea di Fra Vincenzo Pietrosanti. Da questo lato possiamo invece ricongiungerci, dopo un bellissimo percorso panoramico, alla strada detta Mazzacani, che congiunge il cimitero di Sermoneta a quello di Bassiano.